Buonasera compagni e compagni, io sono Antonio Basile, vengo dalla provincia di Bari. Sono contento di essere qui oggi con voi perché da tutti gli interventi sono emerse tante buone cose, è emerso che tutti noi abbiamo valori comuni, è emerso che abbiamo idee condivise e da molti interventi sono contento che sia emerso che al primo posto c'è la volontà di stare insieme fra noi e non quella di, come dire, cercare di diventare generali autoproclamati senza esercito, di cui invece era ricco il partito da cui vengo io. Vengo dai comunisti italiani, per chi non lo sa. Sono contento perché ci unisce un'idea di scuola, un'idea di sanità pubblica, di acqua pubblica, uno Stato laico. In una parola, ci unisce la volontà di cambiare il nostro modello economico e culturale, che è quello che produce la vittoria di Berlusconi e non il contrario. È questa l'opposizione. Finalmente essere capaci di elaborare un pensiero originale di società. Perché adesso l'opposizione non c'è. Adesso esce Berlusconi e dice che dobbiamo fare i microfoni neri. Esce Di Pietro e dice che non va bene. Il PD dice che se ci mettiamo una lineetta rossa e una parte dell'appalto dei microfoni lo diamo a un amico loro, si può anche fare. Queste cose non vanno bene. Noi abbiamo un'altra idea di società. Ma non ci possiamo presentare con questa idea di società alle regionali così come ci siamo presentati alle europee. Per me non è abbastanza quello che c'è scritto nel documento che dice noi andremo con la nostra lista alle regionali. Perché se io, noi quest'anno abbiamo avuto, come dire, un mese solo per fare la campagna elettorale, quindi gioco forza ci siamo dovuti unire così in fretta. Noi non possiamo arrivare in queste condizioni alle regionali. Perché se io mi presento domani nella mia sezione in provincia di Bari a dire ai compagni che facciamo un altro cartello elettorale per le regionali, quelli prendono la mazza con cui andiamo ad attaccare i manifesti, me la rompono in testa. E ne hanno anche motivo per farlo. Noi ci dobbiamo dare necessariamente un'organizzazione da qui in poi. Lo so che questa parola suona male, però per chi come me appunto viene dalla periferia dell'impero, da un paese di 20.000 anime in provincia di Bari, l'unica garanzia che le decisioni verranno prese collegialmente, che tutto avverrà secondo democrazia, che ogni testa varrà un voto, è quella di organizzarci, perché adesso fra di noi, è inutile che ce lo nascondiamo, c'è un vuoto fra la mia sezione di Sinistra e Libertà di Noci e i livelli nazionali. Questo vuoto va riempito con un'organizzazione che faccia arrivare le istanze dal basso verso l'alto, perché è vero, qua si sono spese tante belle parole sui territori, nei territori va tutto bene. Noi abbiamo fatto la campagna elettorale con i Verdi, i Socialisti, Sinistra Democratica, d'amore e d'accordo, ed è impensabile arrivare fra un anno con, invece che un partito, un'idra che è unita sotto, ma ha poi a molte teste a Roma. Questa cosa non può e non deve essere così. Oggi da tutti gli interventi è emersa passione, è emersa entusiasmo, è emersa voglia di impegnarsi. Però tutta questa voglia, tutta questa passione non può essere messa in freezer e la andiamo a riprendere il 12 settembre. Noi da qui al 12 settembre, dal 12 settembre in poi, tutta questa passione la dobbiamo far lievitare, non dobbiamo permettere che venga persa. Grazie.